Quanta pace per sti campi benedetti dal Signore. Puoi girare non che ti pare, dove vai, puoi cogliere un fiore. E alle orde che stornelli, che canzoni appassionate canta spesso alle ghianotti le ragazze innamorate. E che donne buone e belle, l'uomo di chi l'ha vedute, bianche e rosse come rose, c'ha da venne la salute. Quando poi lo paese alla messa per la festa, tutte quante ver vestite, c'è da perderci la testa. E poi chiedi da lo trovi, l'andro chiedi che ci vengo. Ci venivo da mille miglia, ogni momento, per vederlo. C'ha le rode tutte quante ricoperte di verdura. C'ha lo ponte del diavolo, che mi pare una pittura. Questo è fora. Perché dentro lo paese, se verrai, le bellezze del sicuro, quante o quante ne vedrai. Dunque vedi che un paese come questo non ci sta. Fora e dentro è così bello che nessuno moria. Ci saranno altri paesi carinelli, ma per Dio ti assicuro nessuno vale quando vado in di mia. Questo scriveva il poeta Tolentinate Sebastiani della sua amata città, ma Tolentino era altro ancora, forse un po' diversa dall'idilliaca descrizione del nostro amato poeta. Infatti era già da tempo una piccola città industriale, con le sue fabbriche e ciminiere. Posta tra Adriatico e Appennino, nella vallata del Chienti, risorse idriche come fonte d'energia e una secolare tradizione artigianale sono le premesse per l'industrializzazione di Tolentino, sviluppatasi in particolare tra gli anni 80 e 90 del XIX secolo. In un giornale datato luglio 1914, chiamato Il Lavoro Nazionale, Annuali Illustrati della Civiltà Italiana, stampato a Milano, leggiamo: il breve convoglio descrive un'ampia voluta tra il verde vivo dei campi e si interna per la valle del Chienti, sbuffando e fischiettando. Passano veloci boschi, ville, castelli, santuari, ed ecco Tolentino, la nostra meta. Sopra la lieve altura del suo colle, immersa nel sole, stretta dai suoi bastioni mureschi, circondata dalle officine che pulsano, coronata dai fumaioli altissimi che esalano verso il cielo e parvogliano contaminare la cappa serenissima di questa sinuosa vallata, il nero, lungo sospiro degli stomachi ardenti che producono le opere e la ricchezza. Qui il convoglio si ferma a lungo per raccogliere i prodotti d'un lavoro più nuovo ed intenso. Qui giungono cariche enormi di sostanze gregge, di materie prime. Questa certo è una città industre, è una moderna cittadina, la più operosa della regione marchigiana. Non si compiace della sua remota celebrità, ella, ma aspira tenacemente alla celebrità futura. Muove alla conquista della nuova civiltà ed una nuova grandezza. Dunque, cartiere, concerie, tipografie, fornaci, laboratori artigianali, lanifici, filande, centrale idroelettrica. È qui, in questa piccola città dell'entroterra marchigiano, definita industriosa, che nel 1907 nasce la Nazareno Gabrielli. Una piccola bottega artigiana dove vi lavoravano il titolare e la sua futura sposa, Maria Giacchetti. La signora Maria amava ricamare e disegnare. Aveva buon gusto e così, su dei grandi album, riproduceva elementi ornamentali di gusto floreale. Accanto ad ognuno applicava dei piccoli pezzettini di stoffa di diverso colore che servivano da spunto per la produzione.
Nazareno Gabrielli, che durante il servizio militare a Gallarate aveva imparato la lavorazione del cuoio e dei suoi derivati, produceva copertine per piccole agende, che poi faceva rilegare dalla cartotecnica Filelfo, dove aveva lavorato per diverso tempo. Con il passare degli anni la ditta si arricchiva di nuovi articoli e le richieste, sempre più incalzanti, resero necessaria la creazione di una nuova sede che fosse in grado di rispondere alle accresciute esigenze del lavoro e dei sempre più numerosi operai. Negli anni 20, infatti, vengono assunti nuovi dipendenti, circa 70, ed inizia l'ascesa in campo nazionale. L'11 marzo 1920, Sua Maestà Vittorio Emanuele III conferisce a Nazareno Gabrielli il titolo di cavaliere. E nel 1921 venne costruita la sede della fabbrica con annessa abitazione, su progetto dell'architetto ingegnere tolentinate Stefano Gentiloni Silveri, un aggraziato villino stile Liberty a destinazione industriale. 26 settembre, giorno dell'inaugurazione. Amici, compagni di lavoro, l'indole della festa di ieri, per la verità, ed il numero di convenuti, non mi permise di intrattenermi con voi tutti, come avrei voluto, e dilungarmi troppo sui rapporti che intercedono fra di noi. L'unanime consenso che riscuote la nostra bella industria mi rallegra assai, e sono sicuro che anche voi proverete la stessa mia gioia nel vedere apprezzata la nostra produzione, perché voi, in special modo, vi concorrete con la vostra opera. Vi accennai brevemente ai miei futuri propositi e legittimi desideri. La mia opera passata è, credo bene, la migliore garanzia per voi che le mie promesse non sono state mai vane e che quando ho potuto le ho sempre sorpassate. E ora permettetemi di ampliare il mio pensiero e mi è grato che ciò avvenga in presenza degli stessi vostri rappresentanti, che giustamente hanno voluto visitare lo stabilimento in un giorno di lavoro e dei quali saprò apprezzare i consigli. Vi chiedevo e vi chiedo tuttora laboriosità, disciplina, attività iniziativa, collaborazione continua e perfetta in ogni momento e per qualunque cosa interessi anche indirettamente la nostra industria. È quanto ognuno ha il dovere di fare per sé e per gli altri. Infatti, la laboriosità e l'attività è nella natura stessa dell'uomo. Non rispondere al bisogno del lavoro significa negare la natura umana. Il trattenimento con tutti i compagni della maestranza fu cordialissimo. Notammo con piacere lo spirito rimodernatore della nuova industria, in perfetta armonia con le esigenze igieniche e morali della classe lavoratrice. Il creatore della nuova industria, Nazareno Gabrielli, disse poche ma simpatiche parole. Notò, e questo ci fece piacere, come oggi, superando le antiche e odiose concezioni capitalistiche, il rapporto fra capitale e lavoro, fra produttore e salariato, deve essere improntato allo spirito delle ultime conquiste della classe operaia. Alla nuova industria i nostri migliori auguri. Quegli auguri mai più appropriati, la Gabrielli volò. Nel 1929 al noto architetto e decoratore Giulio Casanova venne affidata la decorazione dei pannelli e dei mobili in cuoio decorato del primo treno reale costruito per i Savoia dalla Fiat, oltre ad altre importanti commesse in Italia e all'estero. Negli anni 30, con una manodopera quasi tutta femminile, avviene l'importante svolta nella produzione per l'apporto di un'estetica di qualità che si avvale di designer prestigiosi marchigiani e no. Giuseppe Mainini, Cesare Peruzzi, che si firmava per Vezzo Goliardico Perù Perù, Bruno da Osimo, Cesare Marcorelli e Paolo Paschetto, che fu il più innovatore e proficuo disegnatore della Nazareno Gabrielli in quegli anni. Quindi, particolare attenzione a un gusto di mercato sempre più ampio. Il senso di appartenenza, l'innovazione, la ricerca spiegano in gran parte i successi di un'impresa con grandi risorse umane e imprenditoriali proficuamente investite.
il brevetto del fotocuoio, brevetto Nazareno Gabrielli. Una grande invenzione. Certo, oggi con tutta la tecnologia a nostra disposizione ci fa sorridere, ma allora quell'invenzione faceva rimanere senza fiato. A dire il vero, se guardo quel vecchio album e lo sfioro con le dita, mi commuovo. Sì, perché il fotocuoio era un effetto ottico. Difatti, se guardavi l'immagine impressa nel cuoio, sembrava in rilievo, ma se la toccavi era perfettamente liscia, liscia come una foto. Innovazione, quindi. Innovazione e ricerca unite ad un forte senso di appartenenza. La figura dell'operaia tipo, la Gabriellina, ha costituito uno dei simboli più prestigiosi della Tolentina operaia e del ruolo delle donne nella storia nazionale, oltre che cittadina. Le Gabrielline. Tutte le ragazze che avevano bisogno di lavorare sognavano di diventare una Gabriellina. Sì, perché il lavoro non era duro in confronto alle donne che, per esempio, lavoravano alle filande o nelle concerie. Erano ben pagate e trattate con rispetto. Marisa, ti ho scaldato un po' di latte. Grazie. Bevi, su, sennò sei fredda. Sì, vabbè, grazie. Ascolta, Marisa, ascolta. Lo so che non è il momento e che tuo padre aveva altri progetti per te. Però, sai, le cose non sono andate proprio come dovevano. E io ci ho pensato tanto e non ho trovato soluzione. Ecco, io non so come dirtelo, insomma, che... Mamma, puoi dirmi qualsiasi cosa. Ormai siamo solo noi due e dobbiamo sostenerci a vicenda. Te mi vedi ancora come una bambina da proteggere, ma ormai sono grande e aspettavo questo momento, te lo leggevo negli occhi. Puoi dirmi qualsiasi cosa. Senti, Marisa, io lo so che tuo padre si rivolterà nella tomba, però io ti devo chiedere di andare a lavorare. Ecco, ecco che c'è. Non c'è altra soluzione. La situazione è difficile, conti e conti da pagare, soldi niente, ecco. Il mio lavoro non basta, Marisa. Devi lavorare pure tu. Guarda, io ho pensato così. Domani parlo col mio capo reparto. Guarda, è una brava persona, eh. E con un po' di fortuna riuscirà a farti assume. Sì, mamma, io lavorerò. Ci avevo già pensato, ma non alla filanda. Io diventerò una Gabriellina. Ma Gabriellina, te sei tutta matta. Ma c'è la fila davanti alla porta. Senti, Marisa. Domani parlo con mio capo reparto, eh? E tu vedrai che no, troveremo... No, ti prego, dammi qualche giorno di tempo. Parlerò con il signor Luigi. Lui fa l'impiegato là a Gabrielli e forse può fare qualcosa. Lo sai quanto tiene la nostra famiglia e magari puoi trovarmi un posto. Se poi non ci riesce, verrò alla filanda. Però dammi qualche giorno di tempo, ti prego, ti prego. D'accordo, Marisa, è una settimana però e dopo... Mi basta! Dai, Gabriellina. Te sei tutta matta, figlia mia. Mi chiamo Marisa. Lina, piacere. Quanta gente. È da tanto che lavori qui? 5 anni. Accidenti, questo è il mio primo giorno. Si vede. Sono tanto agitata. Ho le mani tutte sudate e non so fare niente. Stai tranquilla. Per prima cosa devi timbrare il cartellino con il tuo nome. Poi vai dal capo reparto che ti assegnerà un banco e un lavoro. Ma io non so fare niente. Non ti preoccupare.
Per ogni fila c'è una responsabile esperta che controlla il lavoro e insegna alle nuove. È facile, stai tranquilla. L'importante è che rispetti i superiori, ti concentri sul lavoro e non chiacchieri. Se segui queste tre regole, andrai benissimo. Grazie. Ora andiamo, si comincia! Allora, devi passare la colla con il pennello. Mi raccomando, passala bene dappertutto. Non deve essere né troppa né troppa poca. Poi mettici sopra questo. Fallo aderire bene. Passaci sopra questa stecca. Mi raccomando, non devono esserci delle bolle. Va bene, signora. Dunque, questa sarebbe l'ultima arrivata? Fatti vedere. Mi sembri gracilina. Bevi. So che ti fa bene, ti tira su. E ti fa lavorare più spedita. Bevi, su. Brava, adesso incomincio a lavorare. Il primo giorno del lavoro, eh? Bene, bene. Racconta. Ero tanto impaurita, ma poi le ragazze mi hanno aiutato. E vuoi sapere una cosa buffa? Mentre lavoravo, la signora Maria mi si è avvicinata, mi ha guardato e mi ha dato da bere l'uovo sbattuto con il marsala. Uovo sbattuto col marsala? Ma che vai raccontando? Sì, ha detto che siccome sono gracilina mi faceva bene. Poi quando siamo uscite le ragazze ridevano, dicevano che ero stata una comica e dovevo vedere la faccia che avevo quando la signora Maria mi aveva dato l'uovo. Poi continuando a ridere siamo uscite e hanno detto che sicuramente avrei ricevuto la mia razione tutte le mattine come quelle gracilina come me. Non si spreca niente, la chiara per la doratura e il rosso per l'operai. E abbiamo riso. L'uovo sbattuto col marsala, che stramberia. Nel 1943, alla morte di Nazareno Gabrielli, gli succede Nazareno Brandi, che nel 1928 aveva assunto l'amministrazione dell'azienda e sposato la figlia del fondatore, la signora Clara. Dalla loro unione nascono tre figlie, Gabriella, Grazia e Isabella. Il periodo del fascismo e della guerra rallenta la produzione, ma non la ferma. La ripresa è rapida e proficua, già nei primi anni della ricostruzione.
Negli anni 50 il signor Brandi, accompagnato da alcuni operai esperti, iniziò a recarsi in Germania per vedere i macchinari adatti al loro tipo di produzione. Se trovavano quello che poteva essere utile, veniva acquistato, perché bisognava stare al passo con i tempi e razionalizzare la produzione. I macchinari costavano molto, ma purtroppo in Italia non c'erano ancora ditte tecnologicamente avanzate come quelle tedesche. A furia di cercare, trovarono una ditta del nord che investiva molto nella ricerca e così iniziò una sorta di collaborazione. I loro tecnici venivano a vedere le macchine usate dalle maestranze della Nazareno Gabrielli. Veniva loro spiegato di cosa avevano bisogno per migliorare la produzione e loro facevano dei prototipi che gli operai provavano e con grande sapienza spiegavano ciò che andava e ciò che doveva essere modificato. La collaborazione durò a lungo. Con gli anni 50 si apre quindi una nuova fase per il mutamento dei gusti. Nuovi designer, nuovi modelli, differenziazione della produzione in serie del lavoro. Aumenta l'occupazione, soprattutto femminile. Allora? Allora che? Quale ti piace? Ma che parli? Ma di quelle ragazzette, quale ti piace? Manco una. Ma chi vuole pigliare in nero? Tu a me non mi coglioni. Mi pare di vedermi l'età tua. Forse ero un po' più grannicello, ma comunque. La faccia che c'hai quando guardi quelle ragazze mi fa pensare a quegli sguardi che c'hiamo noi anni ragazzi quando vediamo passare le Gabrielline. Le Gabrielline? Sì, le zitelle. Come le zitelle? Erano brutte? E se erano brutte, perché le guardavate? Ho capito, vi piacevano quelle brutte. Sì, brutte, ma che brutte. Erano bellissime. Allora perché le zitelle? Beh, venivano chiamate così. Le ricordo come fosse ieri. Le vedevo scendere dall'autobus in piazza ad aerospettacolo. Sembrava ad assistere a una sfilata. Capelli a posto, il rossetto, belli vestiti e d'inverno indossava i cappotti con un collo di billicia. D'estate magnifici vestiti dai colori allegri, ecco. Scendevano come regine a testa alta, imbittite. Al loro passaggio lasciavano una scia di profumo che ti fa già girare la testa. Erano le Gabrielline. La prima rosa rossa è già sbocciata e nascon timide le viole mammole. Ma non hai risposto alla mia domanda. Perché le zitelle? Perché... noi anni ragazzi eravamo indimiditi. Come te posso spiegare? L'estraziusso giale era la stessa, ma loro già che cosa di più, capito? E quella giadezza, quella sicurezza, quella indipendenza economica non era vista bene, era criticare. Erano gli anni 50, E anche se Tulindiero era una città, diciamo, storicamente industriale, la mentalità non era diversa dall'altra. Vedi, una donna, una brava donna, doveva stare a casa, a cui la famiglia. Quell'indipendenza, quell'eleganza, che te devo dire, era come spudorate, ecco. E noi ragazzi, come ho detto, eravamo indimiditi, pieni di preconcetti. Io non te capisco. Voglio dire che all'epoca mia, a certe volte, giaiamo i paraocchi, perché erano delle brave ragazze, delle ottime artigiane, preparate, precise, meticolose. Mi pare di vederle dai racconti che mi facevano quelli che ci lavoravano. Testa bassa, in silenzio, concentrate sul lavoro. E quando avevano finito, lo pezzo era perfetto e ne andavano fiere. Vedi, anche la signora Maria era fiera di loro e se ne stava seduta in fondo alla sala
e con un grande grembiule pieno di tasche. Controllava tutto con occhi furbi e vigili. Poi ogni tanto si alzava su, controllava tra gli angoli il lavoro che faceva e da quelle tasche faceva scappare qualche caramella oppure che castagna sotto il periodo autunnale. Tac tac, velocemente, passava la lema sua sopra il vano. Era un piccolo premio per le ragazze. Alle 5, prima di staccare, cominciava la recitazione del rosario. Ma che dici, nonno? Io non ci credo. Oh sì, ma un rosario a modo loro, è un poeta nostro, dialettale, anonimo per quanto so io. Qualcosa su quel modo particolare di recitare il rosario ha scritto. Capito? Recitavano il loro rosario e più via, le corsa a casa. Erano bravi ragazzi. Sì, ma sono rimaste tutte zitelle? Ma no, era un modo di dire. Ma capirai, quasi tutte sono sposate. Guarda che anche tua nonna era una caprellina, eh? Poi ha dovuto lasciare il lavoro per occuparsi della casa. Ma come? Era talmente bella. Mi sono scrollato sulla timidezza. Come dovresti far tu invece di guardare da lontano quelle ragazzette? Dei preconcetti me ne sono fregato e me l'ho sposata. È stata dura, eh? Ma già sono cascato. Sai che ti dico, nonno? Sto contento, sì, mitico. Senti, mitico. Guarda, la vedi quella ragazzetta lì che ti sta a guardare? Fa come ho fatto io. Piglia lo coraggio a quattro mani e vacci a parlare. Così mi lasci in pace e posso leggere un giornale come si deve. Gli anni passavano, ma la parola d'ordine era sempre la stessa. Stare al passo con i tempi, anzi, un passo avanti. Un progetto che si realizza in una città le cui componenti sociali, economiche, politiche e culturali hanno saputo creare una profonda sinergia di talenti, spirito imprenditoriale e cultura d'impresa. Lo stile, la qualità dei prodotti che hanno saputo coniugare la creatività artistica con la cura del dettaglio e la passione, nella migliore tradizione artigiana del nostro paese. Negli anni 60 Nazareno Brandi rileva le concerie del Chienti, affidandone l'amministrazione e conduzione a Bruno Martarelli, marito della prima figlia. In un secondo tempo rileva la Frau, ditta di Torino che produce una linea esclusiva di poltrone, la cui direzione passa a Franco Moschini, marito della terza figlia. David Passini, marito di Grazia, inizia la sua attività nel gruppo, occupandosi delle concerie. Successivamente, in previsione di un'uscita dell'attività del suocero, entra nell'amministrazione della Nazareno Gabrielli. Tra il 1963 e il 1965 la fabbrica cambia sede. Il nuovo stabilimento si trasferisce in una zona periferica della città, Viale della Repubblica. Architetture e strutture interne si estendono in dimensione su un'area di 5.000 metri quadri. Vi sono circa 250 dipendenti. Un nuovo stabilimento e una nuova svolta grazie anche alla collaborazione con l'architetto designer Luigi Massoni, che creò per la Nazareno Gabrielli diverse linee di pelletteria che ebbero grande successo. Il prestigio dell'azienda crebbe ancora e intorno a questa si creò un notevole indotto. Dio mio, com'è tardi! Scusa. Sei ancora in ritardo. Lo sai che non posso coprirti. Se continui così... Lo so, mi licenziano. Ma io proprio non ce la faccio ad arrivare prima. Mio marito fa il turno di notte e mia madre sta male. E io devo aspettare che venga mia suocera per lasciarle il bambino. Ma lei se la prende comoda. Proprio non vuole entrarle in testa che devo presentarmi puntuale al lavoro.
Buongiorno, signora Anna. Tutto bene? Si è svegliata bene questa mattina? Non lo so, vuole che le faccia portare un caffè? È ancora in ritardo. È la quarta volta questa settimana. Che cos'è? Crede di essere la padrona qua dentro? Crede che la ditta possa rispettare i suoi ritmi? Mi scusi, ma non voglio sentire scuse. Che cos'è? Pensa di essere indispensabile? Ma non lo sa che le persone qua fuori stanno facendo la fila per fare un lavoro del genere? Sì, ma non è colpa mia. Non voglio sentire scuse. Che succede qui adesso? Che è questo ghiaccio? Succede che la signora pensa di poter fare i suoi comodi qua dentro. No, non è così. È che io... Mi segua, signora. Non è questo il luogo adatto per questi discorsi. Venga. Beh, che cosa avete tutti da guardare? Continuate a lavorare. Forza! Le donne, colonna portante dell'azienda, erano sempre più numerose, ma più crescevano di numero, più i problemi di quelle sposate con figli venivano alla luce. Non è facile per una donna dividersi tra famiglia e lavoro. Il signor Brandi, pur esigendo grande disciplina e rispetto delle regole, quando emergeva un disagio, era pronto ad ascoltare le rimostranze dei suoi operai e, se possibile, risolvere il problema. Anche se ormai aveva lasciato la direzione generale della ditta, continuava a seguire da vicino l'andamento dell'azienda e le problematiche che emergevano. Fu così che nei primi anni 70, nel nuovo stabilimento, sorse un asilo ispirato al metodo Montessori, con una sala riservata all'allattamento. Qualcuno sostenne che con l'apertura dell'asilo il padrone aveva trovato il modo di aumentare le ore di straordinario delle operaie. Ma le critiche trovarono terra arida. Le operaie erano soddisfatte, avevano fatto una grande conquista e la Nazareno Gabrielli, ancora una volta, dimostrò di essere sempre un passo avanti con i tempi. Inoltre, nel nuovo contratto aziendale del 1974, gli operai ottengono un altro grande risultato. Difatti, alla lettera L leggiamo: diritti sindacali, adeguamento dei diritti sindacali con la normativa già stabilita in altri settori dell'industria, aumento delle ore di permesso retribuite per le RSA. Lettera M, riconoscimento del consiglio di fabbrica come agente contrattuale su ogni aspetto del rapporto di lavoro. Lettera N, le ore retribuite per le RSA vengono elevate di 8 ore mensili. Sempre negli anni 70 nasce la Nazareno Gabrielli Valeggeria e la NG Diffusion, azienda commerciale del gruppo, con negozi nelle principali città italiane: Roma, Milano, Brescia, Varese, Bari, Torgiano e naturalmente Tolentino. Viene introdotta la stampa, che permette la realizzazione in toto dell'agenda, uno dei prodotti di punta per l'intero ciclo di lavorazione. Verso la fine degli anni 70 l'azienda si allarga ulteriormente. Viene costruito uno stabilimento di 25.000 metri quadri, dove lavorano 500 operai. Nello stesso periodo avviene la trasformazione della società da SNC a SPA. Negli anni 80 si consolida una forte collaborazione con Cartier. E si allacciano nuovi rapporti con famosi designer come Ornella Norda. Nel 1982 nasce la Nazareno Gabrielli Moda, con sede a Trento, azienda del settore abbigliamento. Nello stesso periodo viene acquisita la Skinny di Perugia, azienda operante nel campo dell'abbigliamento in pelle. Il boom degli anni 80 vede la Nazareno Gabrielli cavalcare l'onda del successo. Conosciuta e apprezzata nel mondo, conquista le più importanti passerelle di Milano, sfilando accanto ai grandi nomi delle griffe italiane. Intorno al marchio ruota il bel mondo e fioriscono negozi anche all'estero: America, Cina, Giappone. Tutti vogliono il Made in Italy, ma soprattutto vogliono la qualità. Un prodotto unico, unico come il prodotto Nazareno Gabrielli. Solo pezzi unici, lavorati da mani esperte. Esperienza centenaria tramandata dal 1907.
Thank you.